grido pace, pace, si sta concludendo la manifestazione promossa oggi a Roma dalla coalizione Europe for Peace. La piazza adesso inizierà a svuotarsi, hanno preso la parola a nome degli organizzatori Don Luigi Ciotti di Libera, che ha ricordato il sogno di Don Tonino Bello di un'Europa di pace e un'Europa invece, diceva Don Tonino Bello, che da casa comune si è fatta cassa comune, un mercato ingiusto, come hanno ripetuto anche Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio e in chiusura Landini, segretario generale della CGIL, un'economia che uccide, una guerra in Ucraina che è anche figlia di un'economia che pensa al profitto, che guarda prima al valore del denaro, prima di quello della vita umana. In piazza c'è un popolo che non è un popolo della pace, ma è fatto di persone, di volti che hanno voluto appunto metterci la faccia, arrivare fino qui a Roma, in piazza San Giovanni, per dire sì ad un negoziato che faccia finire la follia di questa guerra che, come è stato ribadito nella piazza oggi, paventa anche il rischio di un possibile uso della forza nucleare. In questo senso andrà ribadito l'impegno per l'Italia a ratificare il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari. E chiudiamo con l'immagine della piazza e la musica.